io credo che oggi a Palermo ci sono tutte le condizioni per un grande rilancio della nostra città, forse perché c'è poco da demolire e c'è tutto da costruire, forse perché è possibile affrontare i problemi di questa città con un grande progetto, sapendo che bisogna affrontare l'emergenza, e che questo sia corrisponda a quello che sono io, me l'ha fatto comprendere, me l'ha fatto capire il mio genero. Io una figlia sposata, mio genero fa il medico, ha deciso di fuggire dall'Italia, ha vissuto 5 anni in Francia e adesso da 3 anni fa il cardiochirurgo a Quebec City in Canada, credo che non tornerà più in Italia. I miei nipotini non studiano più in lingua italiana, studiano in lingua inglese e francese, lo spagnolo e il latino, e quando mi mandano le mail in italiano, pur avendo Paolo 13 anni e Elena 10 anni, mi mandano le mail in cui scrivono scuola con la Q, perché sono rimasti fermi alla prima elementare italiana. No, correggi, correggi, qui non ci corregge nessuno quando scriviamo in italiano. Bene, mio genero, che vive a Quebec City, mi ha mandato una email in cui dice: caro Luca, sono contento perché ho visto in rete le immagini dell'inizio della tua campagna elettorale come sindaco di Palermo. Hai finalmente gli occhi felici che non ti vedevo da molti anni. E niente che sono condannato a fare il sindaco, che soltanto credo sia questa sera. E niente che facevo l'idraulico, il parlamentare, il presidente di commissione, facevo il mancato ministro, l'aspirante ministro, e avevo gli occhi non felici. Adesso che faccio il candidato sindaco ho gli occhi felici. Posso dirvi come vorrei che questa campagna elettorale durasse un anno, perché se tutto mi va bene io sono rovinato e so quello che mi aspetta, e non potrò dire non me l'aspettavo, ma è proprio questo il senso di questa scommessa, un'impresa difficile che qualcuno reputa impossibile, nella quale mi è sembrato che fosse doveroso mettere a disposizione di questa città le cose che ho cercato di fare, che ho fatto, la rete dei miei rapporti nazionali e internazionali in campo artistico, in campo culturale, in campo economico, in campo finanziario, in campo politico, e c'è una grande attesa per questo appuntamento. Ricevo da tutto il mondo richieste di invito una volta che sarò eletto sindaco di Palermo, tra le prime ovviamente Hillary Clinton e Howard Dean, che mi hanno detto: appena sei sindaco invitaci che veniamo subito a Palermo, sto dicendo a New York, non a Palermo. Credo che sia questo il senso del mio impegno e io vi chiedo di fare lo stesso anche voi. Guardate, in questa sala ognuno di voi ha una rete di rapporti nazionali e internazionali. Ognuno di voi ha una rete di rapporti nazionali e internazionali in campo professionale, in campo artistico, in campo culturale, che gestiamo in chiave privata. Ma voi pensate cosa sarebbe questo incontro se ognuno di noi si presentasse intorno a questo tavolo con la sua agenda dei rapporti nazionali e internazionali e mettesse in qualche modo in comune questa rete di rapporti nazionali e internazionali. E questo è quello che io vi chiedo. Quello che io chiedo ai palermitani e alle palermitane, una volta che sarò eletto, di non lasciarmi solo, di mettere insieme in comune questo patrimonio straordinario che in atto è sottoutilizzato. Guido, quanti rapporti nazionali e internazionali c'è? A cosa servono la città di Palermo? Non servono a nulla, perché non c'è un'amministrazione che in qualche modo mi mette in comune rispetto ai rapporti personali e nazionali e internazionali che ha ciascuno di noi che vive in questa città. Allora io vi propongo un grande progetto di costruire la comunità palermitana, perché c'è Palermo, ma non manca la comunità palermitana. Posso dire che altre realtà, magari di provincia, anche più piccole di Palermo, hanno la capacità di fare comunità, hanno la capacità di mettere insieme il patrimonio dei rapporti e di relazioni. Questa è la proposta che io faccio, sapendo che dovrò affrontare le tante emergenze di Palermo, mille emergenze, ma l'emergenza, se la affronti senza avere un progetto, rischi fra 5 anni di essere ancora nell'emergenza. Colin Lewis diceva: quando sei in una stanza e vuoi scappare, uscire dalla stanza dove sei, non mi chiedere da quale porta scappare, dimmi prima dove vuoi andare.
Quindi non basta uscire all'emergenza, è importante uscire all'emergenza in sintonia col progetto. Se il mio progetto sta qui e io esco dalla porta che sta alla parte opposta, ho risolto l'emergenza, ma ho allontanato la soluzione finale del problema. Ecco perché noi siamo impegnati come giunta, abbiamo già fatto 8 sedute di giunta, ovviamente non a Palazzo dell'Acqua, perché sennò saremmo rimossi come abusivi, li abbiamo fatti in giro per la città, perché ci prepariamo proprio la sera del 21 ad essere già pronti con l'emergenza, ma anche col progetto. Con l'emergenza, ma anche col progetto. E tu mi hai chiesto cosa fare per i giovani. Proprio ieri abbiamo fatto una riunione di giunta, nella quale abbiamo riunito il consorzio universitario Arca, che voi sapete si occupa di incubatore d'impresa, si occupa di come la fantasia e la creatività di un giovane può diventare attività imprenditoriale. Viene fatto notevolmente all'università, abbiamo assieme al correttore stabilito un patto con l'università per aiutare i giovani a trovare lavoro una volta che escono dall'università, ma anche per trovare lavoro per quei giovani che non vanno all'università, che hanno fatto una scelta di vita diversa da quella di frequentare l'università, con un incubatore di impresa che consenta nel settore artistico, in quello commerciale, in quello sanitario piuttosto che in quello industriale, di avere un'idea creativa e trovare in una stanza qualcuno che gli aggiusta il progetto, nella stanza accanto qualcuno che gli dice come trovare le risorse, nella terza stanza qualcuno che gli dice come ottenere e gli fa ottenere le autorizzazioni, e nella quarta stanza trovare qualcuno che gli dice come entrare nel mercato, come riuscire, cioè a piazzare il proprio prodotto, il prodotto della propria attività. E a questo incontro di ieri ha partecipato, accanto al professor Lacombari, che dirige il consorzio Arca, accanto a molti docenti universitari, accanto ad esperti, anche alcuni giovani imprenditori, uno di questi, Ugo Parodi, che è un giovane imprenditore palermitano, che ha fatto una grande operazione, lo porto come esempio. Ha dato vita a una società che si chiama Bosaicon, che si occupa di comunicazione, che si occupa del video virale, che si occupa cioè di un modo moderno e innovativo, e ha preso 25 ragazzi palermitani che erano tutti fuggiti all'estero e li ha convinti a tornare a Palermo per mettere, diciamo, a tesoro e a profitto la loro esperienza internazionale a servizio di un'azienda palermitana. E a quell'incontro era anche presente Marco Vitale, il professore Marco Vitale dell'Università di Milano, è il presidente del Fondo Italiano di Investimento, il più grosso fondo interbancario di investimento d'Italia, Monte dei Paschi di Siena, Intesa, Unicredit, Banca Nazionale del Lavoro, è un consorzio di banche popolari che ha detto apertamente, potete trovarlo nel mio sito, nei comunicati stampa, che il Fondo di Investimento Italiano è pronto a sostenere tutti coloro che fanno impresa e che vogliono fare impresa a Palermo, una specifica presenza nella città di Palermo. È un modo concreto per far comprendere al giovane che c'è l'alternativa rispetto alla fuga da emigrato all'estero o comunque fuori da Palermo. E per cercare in qualche modo di preparare il futuro, noi abbiamo in programma quello di attribuire ogni anno 1000 borse di studio a 1000 ragazzi palermitani, perché stiano tra 18 e 22 anni, stiano un anno in una città europea. Ma non soltanto gli universitari, non soltanto i figli di papà. Se io voglio fare il cuoco, posso a 18 anni, a 19 anni andare un anno a Parigi per apprendere, frequentando ristoranti parigini, un modo diverso di fare cucina e di fare attività imprenditoriale? E se amo la musica, posso andare a fare un anno di violinista a Berlino piuttosto che a Vienna? Posso, se amo i trasporti pubblici, andare a fare il conducente di un mezzo pubblico a Lione, che è considerata la capitale del trasporto pubblico d'Europa? E se ho la passione per l'industria metalmeccanica, posso andare un anno nella Ruhr ad apprendere il tedesco e a vedere come si fa impresa, come si lavora? In questo modo questi 1000 giovani, tornando a Palermo, saranno 1000 spine nel fianco. Non si fa così,
Ma perché qui non ci si comporta così? Ma perché qui si viene scelti secondo la logica dell'appartenenza anziché essere scelti secondo la logica della competenza? Perché qui, in questa nostra terra, sembriamo condannati a selezionare le classi dirigenti in base alla domanda a chi appartieni, anziché come si fa nei paesi civili, che cosa sai fare, che dovrebbe essere il vero criterio di valutazione del merito e di non mortificazione delle professionalità. Ma mille andranno in città europee, noi abbiamo molto da apprendere dalle altre città europee, ma forse abbiamo anche qualcosa da indicare, da insegnare, e altri mille verranno a Palermo, creando in questo modo uno scambio di straordinaria importanza per aprire la testa di questa città. Noi dobbiamo riaprire Palermo. Palermo è una città che si è chiusa, è fatta di persone che singolarmente sono aperte, ma vivendo a Palermo si chiudono e vivono come se fossero degli emigrati in patria, come se fossero emigrati a casa nostra. La testa l'abbiamo da un'altra parte, il corpo, le mani l'abbiamo in questa città. Vogliamo provare ad aprire la testa, il corpo e consentire di vivere fino in fondo questa città. Quando dicevo queste cose a un'assemblea di giovani, un ragazzo presente, un ragazzo palermitano, che ha, diciamo, il retro pensiero dei palermitani, mi fa la domanda: ha mille borse di studio, e come verranno scelti questi mille? Classica domanda da palermitano. Io ho risposto: non c'è problema, guardate. Noi avremo mille borse di studio e soltanto 400 domande. Perché voglio vedere quanti giovani sono pronti ad andare un anno fuori, un mese tutti, un anno nessuno, perché scopriranno che hanno la zia al terzo piano, che hanno il compagno o la compagna, che non rinunciano al baretto di Mondello e che comunque stare a casa è sempre meglio che stare fuori. Ecco, io credo che bisogna rompere questo sistema. Se vogliamo evitare che i giovani siano condannati a emigrare, dobbiamo consentire che aprano la testa prima nella fase della formazione, a 18, 19, 20 anni, quando ancora andare all'estero non è emigrare, non è essere condannati a lasciare la propria terra, la propria patria. Lo dico perché il primo anno saranno 400, il secondo 1000, il terzo 3000, perché poi è chiaro che diventerà anche questo, in base allo spirito emulativo, un modo di essere cittadini oggi di questa nostra realtà. È un modo per spaccare, ma è possibile che quando io incontro un mio amico di Parigi mi dice: professore, sono contento, ho trovato un lavoro a Francoforte. Incontro un amico di Bagheria, Minsca, professore, sono in Bavaria, trovo un trovato in Palermo, che disgrazia. Ma dove dobbiamo andare? Non sto invitando all'immigrazione di massa, non vorrei essere penteso. Sto invitando a renderci conto che dobbiamo aprire questa nostra città. Dobbiamo consentire ad un giovane di andarsene e poi di tornare. La mia rabbia non è che i miei giovani sono all'estero, la mia rabbia è che i miei giovani neanche pensano lontanamente di tornare, non a Palermo, in Italia, perché visto dal Canada, visto dalla Francia, visto da Berlino, visto da Gottinga, visto da Bucarest, anche da Bucarest, Palermo e Milano rischiano di apparire la stessa cosa. Entrambe dominate dalla logica dell'appartenenza e non da quella della competenza. Ecco la ragione per la quale noi, se facciamo questo, scriviamo sicuramente una pagina di storia. E la squadra che ho indicato è una squadra di altissimo livello, di altissimo livello di qualità. Sono persone, sono professionisti. Io ho un vantaggio qui, perché per come sono andate le cose non ho in tasca nessun nome di assessore da nominare, perché sono fino in fondo il sindaco dei palermitani e delle palermitane, perché il consenso che ho ricevuto è tale che nessun partito ci può mettere i capelli.